Signora Dilva, perché questo cartello? Perché in realtà nella Costituzione, se fosse applicata, già ci sarebbero, soprattutto in questi articoli, il reddito minimo garantito e sicuramente la pensione. Invece non abbiamo niente, né reddito garantito né le pensioni, perché ci hanno eliminato completamente le pensioni. Cioè, sicuramente il loro obiettivo è farci morire prima, così con i nostri soldi hanno fatto non sappiamo bene cosa. Cosa ne pensa invece della riforma di Damiano sulle pensioni? Ritengo che è l'ennesima truffa, perché se Damiano è lontanissimo dalla realtà, come del resto tutto il Parlamento, escluso il Movimento 5 Stelle, lo dico sinceramente, perché calcola che bisogna avere 62 anni con 35 anni minimo di contributi versati. Ora, ci sono persone come me che da 20 anni sono state costrette al precariato, persone, i giovani che sono al precariato, perché in Italia non c'è la flessibilità. Ci sarebbe la flessibilità se ci fosse un reddito minimo garantito, non c'è, quindi è solo precariato. Quindi tutte le persone, la maggioranza delle persone, non avranno mai 35 anni di contributi, ma neanche 30, soprattutto le donne. Per ovvi motivi, non sto a dilungarmi troppo, ma perché non siamo in Svezia, non che le donne hanno dei difetti, ma non siamo in Svezia, cioè i diritti uguali, non ci sono, le pari opportunità non ci sono, ce l'hanno riconosciute solo per la pensione a 67 anni. Recentemente hai avuto un diverbio con il segretario generale della CGIL, la Camusso, per quali ragioni e cosa vi siete detti? Dunque, è vero, ho avuto questo confronto animato con la signora Camusso, perché le ho evidenziato che loro di fatto avevano contribuito a toglierci le pensioni. Ovviamente lei, no, abbiamo combattuto, non è vero, 3 ore di sciopero, e io gli ho ricordato che loro hanno combattuto solo per gli esodati, che per carità, tutto il diritto, avevano firmato degli accordi, tutto il diritto, ma per favore, non si può per salvarne 130.000, che era quello che già aveva in testa la signora Fornero, mandarne al macero 900.000, perché chi ha lasciato il lavoro, cioè tutti coloro che non sono mai stati tutelati durante la loro vita e che quindi non arriveranno neanche a 35 anni di contributi, sono almeno 600-700.000, più diciamo 200-250.000 di ex mobilitati, ex cassa integrati, cioè persone che hanno finito le tutele. Quindi più o meno, ma siamo sicuramente a ribasso, siamo 900.000 senza pensione, mentre gli esodati la pensione l'hanno avuta. Magari non il denaro, è vero, ancora non hanno ricevuto i contanti, però sono 9 mesi che non ricevono i contanti. Noi che non abbiamo lavoro, ci hanno espulso dal lavoro a 40 anni, a 30 anni, abbiamo fatto precariato, eccetera. Io ho dovuto chiudere la partita IVA nel 2011. Allora, è più importante, cioè, della serie, non diamo più importante o meno importante, siamo tutti, abbiamo diritto alla pensione e siccome siamo in Italia, la pensione deve essere per scelta o dai 60 anni di età con i contributi che si hanno o dai 40 anni di contributi, 40 anni perché la signora Camusso appunto ha detto guai chi gli tocca i 40 anni di contributi, no? Ma ripeto, la proposta a Damiano è l'ennesima oscenità, perché tiene lontano il minimo il 70% dei lavoratori e ex lavoratori italiani che non sono tutelati, perché soltanto sono quelli che hanno lavorato nel posto fisso, cioè coloro che hanno 35 anni e più sono solo coloro che hanno lavorato nel posto fisso. Che messaggio vorrebbe lanciare alla classe politica in Italia? Che deve assolutamente andarsene, tutti, cioè i partiti hanno fallito, tutti completamente. Io non voglio farmi rappresentare da nessuno, perché dopo 60 anni, li ho appena compiuti, dopo 60 anni, trovarmi senza più un diritto, io non ho il diritto di vivere. Cioè, questi signori ci hanno condannati a morte. Quindi, come minimo, se ne devono andare, dobbiamo cambiare tutto questo sistema che è cancerogeno dall'inizio alla fine. Grazie mille, signora Dilva, grazie mille anche a voi, grazie. Grazie a voi.